Buonasera a tutti, questo sarà un video review per un acquisto che ho fatto su AliExpress, un acquisto abbastanza piccolo perché sono stati in totale quasi 20 euro, ho pagato 22 dollari in totale e sono stata molto soddisfatta, quindi ho deciso di fare un video per fare vedere un po' meglio com'è la qualità delle perline. Ho comprato più che altro gocce e qualche bicono e qualche rondellina. Queste gocce grandi qua misurano 10x20 e devo dire che hanno delle sfumature molto belle. Voi lo vedete? Ce n'erano 10 in un pacchettino, devo averle pagate 1,30 dollari, quindi siamo sull'euro e qualche centesimo, insomma. Poi di questa misura ho preso anche un altro colore. Come vedete anche questo, visto così, potete capire quanto brilla, insomma. Bello veramente. Dopodiché ho preso delle altre gocce sempre col foro in alto, perché hanno, entrambe queste hanno il foro in alto, qui, quindi. Pacchi da 25 di gocce da 12 mm e io ne ho presi 4 colori. Ho preso questi 4 colori che vi sto facendo vedere ben zoomati, quindi ci sono un rosso, un cristallo, più. Poi c'è questo. Qualità veramente buona, secondo me. E questo, che è più sul marrone. E quindi con questo tipo di gocce ho fatto. Poi ho preso 6 colori di queste. Anche queste, allora ho preso parecchi colori. Questo, come vedete qui, è un pochino segnato, però devo dire che non si nota questo. È un nero trasparente. Adesso non so bene spiegarvelo perché non vedo nemmeno io con questa luce, sinceramente. Questi invece sono un rosso e un blu. E lo so che si vede male. Soprattutto il blu. Però sono brillanti e molto belli. Questo qui invece è sempre un color cristallo molto 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 ricco di sfumature. E questo si vede abbastanza. Questo blu tende un po' al viola ed è proprio bello. E purtroppo sì, il colore è quello che è, la luce è quella che è, però io più di cercare di riprendere così, non posso farvi capire sinceramente. Ho la parete verde di fianco e quindi probabilmente la luce riflette in una maniera in cui il viola mi sembra sempre un grigio quando faccio i video e non posso fare nulla. Questo comunque si vede bene che invece è un bianco palescente e questo rosso è stupendo. È un color granato, secondo me, veramente bellissimo. Cioè, io questo lo ricomprerei anche domani. Questi erano i pacchi da 20. Ora veniamo ai biconi. Ho preso anche dei biconi. Io ve li faccio vedere anche così. Non sono completamente regolari, però come vedete sono parecchio regolari. Questo è lo zoom massimo che ho. Poi ho preso anche questo colore e questi sì, questi sono grigi, non sono viola, quindi proprio vedete, cioè io li ho presi a caso dalla scatola e è vero che non sono completamente regolari, però veramente non si può dire niente. Poi un rosa, questi sono leggermente meno regolari, però li userò senza problemi. E questo invece è l'oggetto che ho pagato di più nel mio acquisto. Ops, filo. E devo dire che sono felice di averli presi. Molto belli, molto, molto luminosi. Ora mancano solamente gli ultimi pezzi, che sono questi cristallini 2x3. Ho preso un nero, un colore, questo qui è trasparente. È trasparente da un lato e viola dall'altro. Ce ne sono alcuni più viola e alcuni meno viola, però di base diciamo che le sfumature ce l'hanno tutti quanti. Vedete qua, a seconda di come li muovo, le vedete oppure non le vedete. E l'effetto è molto buono. Questi hanno delle sfumature sull'argento invece. E il terzo colore che ho preso è il tipico colore opale che piace molto a me.
e devo dire che sono abbastanza soddisfatta della qualità generale di questi prodotti, tutti quanti questi prodotti. Ho già comprato altre volte da AliExpress, però la qualità di base è buona, sì, però non è mai stata, per come la vedo io, così. Considerando poi che di tutta questa roba ho speso in totale sui 20 euro, voi potete capire quanto io sia felice di questo acquisto. Mi auguro che in futuro le cose riescano ad andare sempre così quando comprerò da AliExpress, perché facciamo una premessa: comprare da AliExpress non è molto semplice, nel senso, a volte si possono prendere fregature, questo bisogna metterselo via, bisogna stare bassi con gli acquisti oppure richiedere più spedizioni. Io continuerò a rifornirmi da negozianti italiani, però certo è che avere trovato un negozio che vende delle gocce di questa qualità e che so che arriveranno in 3 settimane, quello che volete, ma una qualità del genere per me è una conquista e ne sono felice. Niente, mi auguro che il video più o meno vi sia piaciuto. Il negozio, non l'ho detto, su AliExpress si chiama Accessory Beats e insomma, vi invito a darci un'occhiata se vi va, può valere la pena, soprattutto se quello che cercate è una quantità non troppo grande e una qualità molto più buona della media, secondo me. A questo punto vi saluto, vi ringrazio per aver seguito il video e grazie.